Quale stable del passato ti piacerebbe rivedere, ma formata con i wrestler di oggi? Beh, questa è una domanda che allarga il campo della fantasia sino all'inverosimile. Possiamo giocare con una stable in maniera ironica o in maniera seria. Io scelgo una via di mezzo, più verso l'allegria che verso la logica. Allora mi piacerebbe rivedere i Four Horsemen, una compagine che fece sfracelli nella vecchia NWA / WCW. Era formata da un leader, un atleta di rinforzo al leader che non fosse troppo egoista, quindi uno molto generoso, e da una squadra di picchiatori, sempre pronta ad intervenire per aiutare il capo. Ecco, i Four Horsemen più o meno erano questi. E poi c'era un manager che aiutava, parlava, creava scompiglio, insomma, faceva alleanze. Quello era J.J. Dillon nei Four Horsemen. Qui non so se ce lo mettiamo, ma credo di sì. Allora, come leader ci vuole un parlatore, un provocatore nato, qualcuno che tu vorresti prendere a schiaffi, che vorresti mazzulare, ma poi lui è furbo e c'ha mille amici e non riesci mai a farlo. Nei Four Horsemen era Ric Flair. In WWE ci sono due o tre che potrebbero ricoprire questo ruolo. The Miz, ad esempio. The Miz sarebbe fantastico, abbiamo anche il manager Maryse. Oppure Dolph Ziggler per un suo rilancio. Alla peggio Seth Rollins, anche se lui è già stato in alcuni gruppi come lo Shield, eccetera, e quindi oppure l'Authority, e quindi non lo inflazionerei. Ecco, la faccia da schiaffi, quello che deve prenderle, ma ha bisogno di aiuto, io prenderei The Miz, ok? Poi il rinforzo, l'enforcer, quello che c'è sempre al momento giusto, la tua ancora di salvezza, il tuo salvagente, la tua zattera. E qui ci vuole uno che mena, uno che picchia. E la scelta è così così tra Samoa Joe e Baron Corbin, anche Big Cass, perché deve essere bello tosto, bello pesante. Forse 3-3 Samoa Joe è il migliore, quindi un Samoa Joe che difende The Miz, pensate un po'. E la squadra? Beh, la squadra andiamo a pescarla ancora da NXT, perché gli Authors of Pain magari non saranno connotati singolarmente, però li abbiamo visti e sono due che picchiano di brutto. Se invece vogliamo virare verso il tecnico, come lo erano magari un po' più Arn Anderson, Tully Blanchard e compagnia, quando c'erano i Four Horsemen antichi, perché ci sono state diverse connotazioni della squadra, diversi gruppi. Se vogliamo prendere invece gente un po' più tecnica, allora ci buttiamo dentro gli American Alpha e abbiamo fatto filotto. Però stiamo un po' più aderenti, no, a quelli che erano i Four Horsemen storicamente più importanti. Quindi direi The Miz, Samoa Joe e gli Authors of Pain. Ecco, questi sono i miei Four Horsemen attuali con gli atleti in forza alla WWE. Che ne dite? Ho creato una bella squadra oppure non è un granché? Fatemelo sapere qua sotto e poi divertitevi voi a creare una squadra del passato stando fedeli a quelli che erano i ruoli di allora con gli atleti di oggi. E ne avete, potete prendere, che ne so, l'Authority, potete prendere il New World Order, potete prendere la D-Generation X, potete prendere la Legacy, potete prendere insomma un sacco di roba, l'Evolution. La WWE ha vissuto di grandi squadre, potete prendere anche la Trim and Bang se volete mettere lì tre nuovi minchioni a fare i pagliacci. Insomma, il limite è soltanto quello della vostra fantasia, no? Dunque, qua sotto, mani sulla tastiera, inserite il vostro commento, perché mi raccomando, ne voglio come sempre leggere un sacco.